Un saluto a tutti e bentornati a questa edizione di TG Tech. Ecco i titoli per questa settimana. Google, ecco cosa ci attende nei prossimi mesi. Novità Nvidia, Intel e AMD all'International Super Computing Conference di Lipsia. Nokia presenta X2. Nuova reflex full frame Nikon D810. Venduto a $1 milione il primo microchip della storia. Problemi finanziari per Crytek. Tutti gli anni in questo periodo assistiamo alla Google I/O, ovvero una conferenza in cui Google presenta le proprie novità che vedremo durante l'anno. Ce ne parla Davide. Nel corso della serata di mercoledì si è tenuto in quel di San Francisco il keynote di apertura della Google I/O Conference 2014. Si è trattato, come ogni anno, di un evento molto importante per quanto riguarda il prossimo futuro del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View. La conferenza è stata infatti l'occasione per annunciare una nuova versione del sistema operativo, ora nota come Android L. Diverse le novità, di cui molte visibili da subito grazie alla rinnovata interfaccia grafica, sempre più sobria e pulita, ma allo stesso tempo arricchita di nuove funzionalità. Novità anche alla base del software, con nuove API e strumenti che semplificheranno la vita degli sviluppatori. Non sono poi mancati i primi dispositivi Android Wear, parliamo in particolare di due smartwatch, uno prodotto da Samsung e l'altro da LG. Le due soluzioni sono accomunate proprio dal nuovo sistema operativo per dispositivi wearable prodotto da Google e sono entrambi disponibili per il preordine sul Play Store ad un prezzo di 199 euro. Per tutti i dettagli riguardo le novità di Google, vi rimandiamo alle pagine di Hardware Upgrade. Supercomputer, Nvidia, AMD, Intel. Chi meglio di Paolo può esporci cosa è successo? Si è appena concluso l'International Super Computing Conference, evento che due volte all'anno riunisce tutte le aziende che sviluppano soluzioni di supercomputing, quindi sistemi per calcolo parallelo di elevatissima potenza. Il trend generale vede la disponibilità di soluzioni capaci di potenze di elaborazione sempre più elevate, grazie anche all'unione tra da un lato CPU e dall'altra GPU per calcolo parallelo. Quello che abbiamo visto in questa edizione è da un lato una crescita della potenza di calcolo assoluta, dall'altro un certo rallentamento nel trend di crescita esponenziale che abbiamo registrato nel corso degli ultimi anni. Un annuncio molto importante è quello di Intel, che con Knights Landings ha delineato le caratteristiche tecniche della propria prossima generazione di soluzioni Xeon Phi, quindi le schede o in questo caso anche i coprocessori che vengono utilizzati per il calcolo parallelo. AMD ha invece presentato la scheda Fair Pro W8100, soluzione destinata alle workstation grafiche che è adatta anche al calcolo parallelo, quindi all'elaborazione di GPU computing. Da ultimo, un matrimonio molto particolare quanto propone Nvidia per i supercomputer di più ridotte dimensioni: l'abbinamento tra CPU basata su architettura ARM e dall'altra parte una scheda video della famiglia Tesla, quindi una soluzione destinata al GPU computing di fascia molto alta. I primi sistemi sono stati presentati anche da aziende italiane, segnaliamo infatti soluzioni di E4 e Eurotech. Vi piace Windows Phone, ma stavate aspettando una versione che costi davvero poco? Sentite cosa ha da dirvi Nino. Nokia, o faremo meglio a dire Microsoft, ha annunciato una nuova proposta per il mercato Android. Si tratta di un nuovo modello che andrà a rimpolpare la famiglia X, esattamente il quarto di Microsoft con il sistema operativo di Google. Sotto la scocca troviamo un Qualcomm Snapdragon 200 Dual Core con 1 giga di RAM, display Clear Black da 4,3 pollici a risoluzione 800x480 e 4 giga di storage integrato espandibile via microSD. Fra le novità troviamo anche un nuovo tasto Home che rende più intuitiva l'interazione con il software di base, che arriva alla versione 2.0 con un nuovo sistema di multitasking e opzioni di personalizzazione avanzate come la possibilità di ricolorare le tiles. Il prezzo è parecchio aggressivo come le altre soluzioni della famiglia, 99 € tasse incluse per le 5 colorazioni disponibili, con l'inizio della commercializzazione fissata per il prossimo mese di luglio anche in Italia. La novità in casa Nikon prende il nome di D810. Siamo di fronte a un aggiornamento, per alcuni ritenuto minore, ma neanche tanto, della reflex non top di gamma, quella è la D4, ma quella più da studio e da persone normali, che va sotto il nome di D800. Col modello 810 troviamo importanti novità a livello di sensore. Rimangono i 36 megapixel del modello precedente, ma quello che troviamo all'interno del nuovo corpo macchina è un nuovo design delle microlenti che contribuisce a catturare più luce ed è privo del filtro ottico passabasso, mentre nella precedente versione c'erano due modelli. L'otturatore e lo specchio sono bilanciati, permettendo sia di avere delle raffiche in modalità quiet, silenziosa, utile per esempio nella fotografia naturalistica,
ma anche il micromosso, che è un problema molto sentito scattando a mano libera, soprattutto con risoluzioni così elevate. Fra le novità da segnalare ci sono nuove modalità di autofocus, una raffica leggermente più veloce e la possibilità anche di registrare RAW a risoluzione ridotta, 9 megapixel. Come tutte le cose belle, costano. Si parla infatti per ora di un prezzo di circa $3.300 solo per il corpo macchina. $1.000.000 per il primo microchip della storia, che era del 1958. Ce ne parla ancora Nino. Nel 1958 Jack Kilby mostrava il primo microchip della storia, nella forma di un piccolo groviglio di fili elettrici e saldature. Un progetto di certo rudimentale che ha dato il via allo sviluppo dell'informatica e dell'elettronica e che oggi vale $1.000.000 secondo Christie's, che lo ha proposto fra le sue aste. Un wafer in germanio con fili in oro montato su una lastra di vetro e incorporato in un blocco di plastica trasparente. Sembra un insetto preistorico conservato nell'ambra, un'analogia in effetti proprio azzeccata. Nell'asta venivano proposti anche un secondo prototipo e una lettera che descrive i vari processi di realizzazione. Le offerte, tuttavia, hanno raggiunto quota $850.000 e dal momento non è noto se e quando Christie's proporrà di nuovo l'asta. Kilby, l'inventore del fossile elettronico, è deceduto nel 2005, dopo aver vinto il premio Nobel nel 2000 e aver visto con i propri occhi i benefici garantiti dalla sua invenzione. Un'invenzione che ha permesso la costruzione di macchine sempre più piccole ed efficienti. Rosario fa i conti in tasca a Crytek e ce ne parla. È stato un botta e risposta continuo tra conferme e smentite sulle presunte difficoltà finanziarie di Crytek, la software house tedesca con sede a Francoforte, conosciuta per la serie Crysis e per il noto motore grafico CryEngine. Secondo i primi report, la società sarebbe addirittura sull'orlo della bancarotta, non riuscirebbe più a pagare gli stipendi ai suoi oltre 800 dipendenti e avrebbe rinunciato ad alcuni titoli in sviluppo. L'insistenza verso il modello free to play che la società tedesca ha palesato nell'ultimo periodo e l'annuncio di ben 3 titoli al recente E3 2014 potevano già far pensare che Crytek non sta attraversando proprio un periodo florido. Alcuni ingenti investimenti come quello fatto su Rise Son of Rome per Xbox One non sono andati bene, mentre l'adozione del CryEngine non è così diffusa come Crytek si era aspettata in un primo momento. Crytek ha smentito ufficialmente queste voci, ma continuano ad arrivare report che invece le confermerebbero. Avrebbe infatti cancellato Rise 2 proprio per i problemi finanziari. Al momento ufficialmente rimangono 3 i giochi in sviluppo: Homefront: The Revolution, Ant Horrors of the Gilded Age e Arena of Fate. Con questa edizione di TG Tech è tutto, non ci resta che augurarvi un buon weekend e di continuare a seguirci sulle numerose testate online e non che mettiamo a vostra disposizione gratuitamente. Quindi mettete mi piace sulla pagina di Facebook, scaricate Touch Magazine e via dicendo. Ciao ciao!